Popolo giallorosso, buongiorno a tutti voi, benvenuti in questo nuovo video. Mattina presto, circa le 6:30, tornato adesso da lavoro, quindi buona colazione a tutti voi e buon inizio di giornata. Parliamo un po' chiaramente di nazionale questa mattina. Allora, faccio una premessa. So che questo video magari scatenerà qualche critica feroce tra di voi, che magari sarò messo alla gogna per quello che sto dicendo, però io ho la mia opinione, ve la dico perché è quello che penso realmente, quindi non vedo perché devo dire cose che non penso. Facciamo una premessa. Allora, tanto sapete tutti che ieri l'Italia è arrivata in finale europeo battendo ai rigori la Spagna. Facciamo una premessa. Nessuno mette in dubbio l'europeo che sta facendo l'Italia, è arrivata in finale meritatamente in qualsiasi partita che ha giocato. Nessuno mette in dubbio che questa squadra sia stata risanata alla grande da Mancini dopo gli sfraceli di Ventura e la mancata qualificazione all'europeo, al mondiale del 2018. Nessuno mette in dubbio che Mancini sia un buon allenatore, nessuno mette in dubbio che questa squadra non sia un gruppo unito, un gruppo di uomini veri, un gruppo con tanta convinzione, con tanta grinta, determinazione e spirito di squadra. Nessuno lo mette in dubbio. E nessuno mette in dubbio che Mancini, col materiale attuale che ha, sta facendo un miracolo calcistico con questa squadra. Però, ragazzi, non venitemi a dire che questa nazionale gioca un grande calcio, che sta facendo delle partite, esprime un gioco buono, che sta facendo delle partite stratosferiche, che è una delle squadre che gioca meglio a calcio in Europa, perché state dicendo un'emerita cazzata. E soprattutto non ditemi che Mancini e questa squadra non hanno un grandissimo, ma grandissimo bucio de culo, perché veramente, ragazzi, vuol dire negare l'evidenza. Allora, a parte le prime tre partite del girone, che io neanche le calcolo perché abbiamo incontrato delle squadre ridicole a dir poco, tra cui Galles e Turchia, la Svizzera forse è più competitiva, ma con noi ha fatto ridere. Se andiamo ad analizzare gli ottavi, i quarti e i semifinali, l'Italia veramente ha giocato, specialmente con l'Austria e ieri sera, delle partite indecenti. Indecenti. E non ditemi che non è vero, però. Cioè, l'Austria, che è una squadra, diciamo, di media levatura, che comunque tecnicamente non venite a dire che l'Austria è forte tecnicamente perché mi mette a ridere, ma magari è forte fisicamente. Ci ha messo sotto clamorosamente, specialmente nel secondo tempo ai supplementari. O no, o sbaglio. E l'abbiamo risolta soltanto con le giocate dei singoli, perché non è che l'abbiamo giocata col gioco, l'abbiamo risolta col gioco la partita. Anzi, vi dico di più, che Mancini lì ha pure toppato tatticamente la partita. Perché con quella squadra fisica, con quel centrocampo folto, invece di mettere un incontrista in più, ha messo due registi che alla fine Barella non riusciva più a stare dietro a nessuno, è stato sostituito perché non gliela faceva più stare appresso agli austriaci. Se non ci fosse stato VAR, avremmo perso quella partita 2-0, 2-0 tutta la vita. E lì chiaramente ci ha detto culo. Ci ha detto culo. Siamo passati meritatamente, ma ci ha detto culo. Andiamo ad affrontare il Belgio, dove casualmente nella partita precedente gli si fanno male i due giocatori più forti che hanno, De Bruyne e Hazard non ha giocato, De Bruyne ha giocato ma chiaramente non al massimo, e già là è un bel bucio de culo, oltre al culo di Spinazzola vero e proprio, che ha impedito a quella palla di Lukaku d'entrare e alle parate, a quelle due parate di Donnarumma, che ci ha salvato letteralmente il sedere, perché altrimenti pure lì non so come sarebbe andata a finire la partita. Anche perché i gol che abbiamo segnato sono gol fatti da situazioni o da iniziative individuali, non di gioco.
E vabbè, però non abbiamo rubato nulla, abbiamo giocato anche bene certi tratti della partita, per cui ce la siamo portata a casa. Però ragazzi, ieri veramente la Spagna ci ha massacrato dal punto di vista del gioco, del dinamismo, della fisicità, della condizione fisica, del palleggio. Cioè, ieri la Spagna ci ha massacrato, ragazzi, ci ha massacrato. E dobbiamo ringraziare quell'Orsibal, ma cazzo si chiama lì, quello spagnolo, Orsibal lì, che nel primo tempo non ha agganciato quella palla dentro l'area che stava davanti alla porta, e nel secondo si è mangiato quel gol di testa, oltre ad Olmo che lì a 1 metro dalla porta ha tirato addosso il primo tempo a Donnarumma, perché noi sennò qua la partita l'avevamo persa 3-0. L'avevamo persa 3-0. Raga, questa è la realtà, sta nazionale non è che gioca un bellissimo calcio, almeno per come la vedo io. È inutile che voi vi siete esaltati giustamente per i risultati, ma io cioè, le partite le vedo. L'Italia dagli ottavi in poi ha sofferto terribilmente e ci ha avuto un gran bucio de culo. Il tiro de Busquets è uscito de poco, altri ci hanno schiacciato dentro l'area nostra. Lì, anche lì Mancini ha sbagliato tatticamente, clamorosamente la partita, perché quando tu vedi che quelli mettono un centrocampista in più e non giocano col centravanti e sai che benissimo che fanno il tiki-taka e non metti un centrocampista in più anche a te, anche tu per cercare di contrastare la cosa e vai in difficoltà tutta la partita, tant'è vero che tu quando ti sei messo a specchio con lo stesso modulo degli spagnoli, i due tempi supplementari hanno rischiato quasi in cazzo, dopo di fa prima, no? Vabbè, però poi siamo passati perché ai rigori, poi altro bucio de culo, Donnarumma ti ha salvato, ti ha parato rigore. Dopo che tu avevi iniziato i rigori e l'avevi sbagliato, e quelli poi che fanno subito rigore dopo lo sparano alto. Cioè, non ditemi che questa nazionale non ha un grandissimo bucio de culo, oltre che una grandissima determinazione, come ho detto prima. Cioè, per me, per come la vedo io, fino adesso il cammino dell'Italia è 60% culo, 40% bravura dei calciatori, dell'allenatore. Se voi pensate che anche Pessina non doveva essere convocato perché lui l'aveva scartato, è rientrato soltanto perché si è infortunato Sensi e ti ha risolto la partita con l'Austria e col Galles, capite bene che te dice proprio bene. Te dice proprio bene. Però il culo non sempre dura. Cioè io, sapete, io non sono un gran tifoso della nazionale, però non è che mi metto lì a gufare, però sono obiettivo. A me sta nazionale non mi dà emozioni, non mi piace vederla giocare, non mi piacciono i giocatori che ci stanno, le scelte, alcune scelte che ha fatto Mancini, le scelte di giocatori, lasciando fuori giocatori come Politano, Mancini, Mose Ken, per farvene dire alcuni. Però è chiaro, gli va dato atto e grande merito per aver portato l'Italia in finale, per carità di Dio. Affronteremo Danimarca o l'Inghilterra a Wembley e vedremo come andrà a finire. Ma di certo non possiamo giocare come abbiamo giocato ieri, a fare il catenaccio in 10 col pulmo davanti alla porta e cercare di rilanciare la palla alta su quei due cadaveri che c'erano come centravanti, come Immobile o Belotti, che è pure Gobbo, porco due. O un Berardi che fa il fenomeno, può far fenomeno contro la Turchia, Berardi, ma poi quando gioca con le squadre vere lascia desiderare, lo stesso Insigne è discontinuo. Cioè, raga, lì la nazionale italiana c'ha quattro giocatori. Quattro giocatori, Donnarumma, Spinazzola, Jorginho e Chiesa. Spinazzola manco c'è più, per non parlare poi del suicidio della Francia, che è riuscita a uscire dalla Svizzera dopo che vinceva 3-1, poi si è fatta recuperare 3-3 e ha perso i rigori, perché sennò ieri avremmo incontrato la Francia e ci avrebbe asfaltato con 4-5 gol minimo sicuramente. Per cui merito agli azzurri, merito a Mancini, merito a tutti quanti per la finale conquistata meritatamente, ma secondo me il gioco e il grandissimo bucio de culo soprattutto ci hanno dato una mano. Cioè, il gioco per me è latita, il bucio de culo è tanto, speriamo che duri fino alla finale, anche se comunque il culo non dura all'infinito, però per me sta nazionale è una nazionale modesta che sta andando sopra ogni ostacolo, sta superando tutti i suoi limiti. Questo volevo dire, ragazzi. Fatemi
Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, tanti like, commentate e ci sentiamo presto.